Salvini ha chiesto per tre volte a Grillo di potersi incontrare per poter discutere. Grillo ha sempre detto di no, per cui noi ci proponiamo come qualcosa di alternativo rispetto a Grillo e al Movimento 5 Stelle, anche perché su alcuni temi, cito ad esempio il tema dell'immigrazione piuttosto che il tema della sicurezza, io credo che il Movimento di Grillo sia più a sinistra del PD. Se mi sia consentito dire soltanto una cosa, perché credo che Nunzia De Girolamo abbia toccato il tema reale. Oggi noi abbiamo un paese, il paese reale, il paese degli imprenditori, il paese degli artigiani, il paese delle casalinghe, dei pensionati, che vivono molto male quello che sta accadendo oggi nel palazzo. Io inviterei molti dei miei colleghi che da qualche settimana sono in quel palazzo lì a fare un giro sui territori e sui collegi, perché c'è una percezione di chi, ancorato alle poltrone, ancorato al potere, ancorato ai propri interessi, si sta disinteressando totalmente rispetto a quelle che sono le dinamiche che avvengono fuori dal palazzo. La vita reale va in una direzione esattamente opposta rispetto alla vita del palazzo. Io non vedo discontinuità, non vedo nessuna novità, vedo un governo di poltronari e di volta gabbana. Guardate che la liturgia a cui abbiamo dovuto assistere delle consultazioni al Quirinale è stato qualcosa di inaccettabile e indecente. Cioè, che ci siano 22 culture politiche in questo paese, faccio fatica a crederlo pure io, devo essere sincera. Il popolo vuole qualcosa di diverso.